Allora, dopo aver parlato della taccagneria, dell'invidia, parliamo di una cosa che non mi piace, ok? Il mutuo sulla casa, parliamo di questa parola. Ho fatto il mutuo sulla casa, sono andato a fare il mutuo sulla casa. E ragazzi, io vi dico una cosa, non dovete fare nessun mutuo sulla casa, è la cosa più sbagliata che voi potete fare. Piuttosto di andare davanti a uno della banca e firmare la mia condanna, ok? Io piuttosto vivo sotto il ponte, io piuttosto vivo sotto il ponte, io piuttosto di fare una cosa del genere, vi giuro, prendo una tenda e dormo in tenda, ok? Dormo sulla strada, ma mai uno mi porterà davanti, mai, mai mi porterà uno in banca davanti a uno a firmare il mutuo sulla casa, la mia condanna che ti tiene legato tutta la vita come una spada di Damocle che c'hai comunque sulla testa. Capisco e mi sembra comunque la scelta giusta di fare comunque una dilazione. Se vai a prendere una macchina, non lo so, ti prendi una macchinetta da 12-13 mila euro e fai la dilazione, magari in 2-3 anni paghi una rata di 200-300 euro. Sulla macchina ci può stare in quella cifra, anzi, può essere che comunque dilazionare, fare degli investimenti così, cioè delle dilazioni così, va bene, ma andare a fottersi la vita con il mutuo. Poi il mutuo viene fatto da chi? Generalmente viene fatto da una coppia che si deve sposare, che si deve fidanzare. Oggi il 60% entro i 5 anni falliscono e tantissime case oggi sono all'asta. Io ho degli amici che sono degli squali, che sono lì apposta ad approfittare di queste situazioni. Ragazzi, io ve lo dico. Cioè, piuttosto sto in affitto, piuttosto sto in affitto. Tu mi dici, no, ma però dopo 30 anni, però la casa è tua, dopo 20 anni, dopo 25. No, ragazzi, però tu per 25 anni devi sempre lasciarti la porta aperta, devi sempre lasciarti la finestra aperta. Non devi, sul posto di lavoro non devi mettere i fiorellini, non devi mettere i fiorellini, non devi mettere i fiorellini ovunque, devi sempre lasciarti una porta aperta. Perché? Perché non è detto che domani magari fai una fuga, te ne vai via, non lo so, e decidi di trasferirti da un'altra parte, dici sto facendo questa vita, ah basta, mi sono rotto, mi trasferisco in Spagna, mi trasferisco in Germania, vado a vivere di là. Se c'hai il mutuo sei fottuto, se c'hai il mutuo è un rompimento di balle, zero mutuo. Io ho detto, io personalmente piuttosto ve lo dico, io non voglio debiti con nessuno, almeno con la banca. Mamma mia, con la banca, no, ragazzi, no, 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 le banche poi, le banche che poi c'è gente che poi ha fatto addirittura i mutui variabili, che si è trovato con delle cifre da spendere. Ragazzi, ma non si può fare questa scelta, no, 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 ragazzi. Allora, o è la casa e allora va bene, oppure vai a vivere, ci vai a vivere in affitto. Okay, oppure vai in tenda, perché ragazzi, io ve lo dico veramente, no mutuo, no mutuo, no mutuo. La casa è un ricatto, la casa, il mutuo è un ricatto, è una cosa veramente allucinante. È gente che continua e va e poi aspetta, 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 perché questa è la cosa bella, questa è la cosa bella. Sapete quanti mi scrivono a me o quanti che io conosco? Ah, maledetto quel giorno che, maledetto che ho trovato, maledetto, ma ci devi pensare, ragazzi. Nessuno vi obbliga a fare questa cosa, ma vi rendete conto che voi quando andate lì state firmando la vostra condanna e lo fate in maniera volontaria? Oh, io l'ultima volta l'ho mangiata dai miei coetanei, oh, tutti, ragazzi, questa gente non ha neanche tempo di sapere che cosa succede nel mondo. Laura, puttacata, mutuo, pagare, zitto, vacca. No, ragazzi, questa qua non è vita, non è vita, non è vita. È un ricatto il mutuo, i prestiti, quelle cose lì sono ricatto. Allora, bisogna sempre fare il passo non più lungo della propria gamba, cioè, allora, lavori, prendi 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, ti vuoi comprare una macchinetta a 15.000 euro magari? Va bene, è comunque una cosa che ci puoi anche stare dentro, ci sta benissimo farlo. Per l'amor di Dio, ti fa la tua rata da 300 euro, da 400 euro che non ti pesa, 4 per 12, 4.000, più o meno in 2-3 anni te la puoi pagare e non ti pesa tanto. Fatti anche una rata da 500 per la macchina, ok? Se sono 15.000, se in 2 anni te la paghi 500 euro, ne prendi magari 1.500 con gli altri 1.000, roba. Ma no, una cosa che tu per 30 anni, 40 anni, 50 anni, non lo so, gente che fa i mutui di 40 anni, no, ragazzi, assolutamente. Può essere valido, per l'amor di Dio, un discorso di mutuo se tu dici, va bene, io ho il cash, vado a comprarmi una casa, costa, non so,
50-60 mila euro un bilocalino, prendi il bilocalino, ce l'ho 35-40 mila, voglio fare 20 mila euro di mutuo, 20 mila, una cosa del genere, quello ci può anche stare, diciamo, ma non puoi fare mutui di 120, 130, 150 mila euro ed essere costretto tutta la vita a pagare così, no, veramente no, rimani e se domani perdi il posto di lavoro, se ti succede qualcosa, che cavolo fai? No, ragazzi, no, ragazzi, no, no, il mutuo no, il mutuo no. Ultimamente poi ho fatto dei video anche su l'invidia, la taccagneria, sono anni che parlo di queste cose. Ditemi qualche video che volete su qualche altro argomento di cui volete parlare. Io vorrei parlare anche dei saputi, anche degli accumulatori o anche di altre cose. Ditemi se volete qualche argomento, scrivetemelo sotto, ok? Cliccate la campanellina quando arrivano i nuovi video, iscrivetevi al canale e ho anche Instagram, lambenedetto-official, seguitemi anche lì che metto tanti video anche lì. Ok? Ciao ragazzi.